Oggi prepariamo una zuppa di frutti di mare. Abbiamo delle vongole e delle cozze. Le vongole le mettiamo a spurgare con dell'acqua a pelo, non sommerse, in modo che spurghino, e le cozze vanno pulite dal basso verso l'alto, tirando il filo nella parte larga della cozza. Prendiamo la padella, mettiamo l'olio, dell'aglio. L'aglio lo possiamo mettere anche schiacciato. Facciamo prendere calore sul fuoco. E partiamo prima dalle vongole, che hanno più tempo di cottura confronto alle cozze. Mettiamo il coperchio. Tagliamo anche dei pomodorini, che andremo ad aggiungere alla nostra zuppa. Prendiamo Possiamo aggiungere anche le cozze. Mettiamo i pomodorini, del peperoncino. E continuiamo la cottura. Intanto andiamo a preparare una fetta di pane tostato. È pronta la zuppa, trito del prezzemolo, e andiamo a servire. Serviamo in un tegame di rame, adagiamo il nostro crostone, prendo la zuppa, completo con il prezzemolo, vado a servire. In questo piatto non abbiamo aggiunto sale perché i frutti di mare ne sono ricchi. Ristorante La Locandina, Hotel Villa Calvo, la location ideale per i vostri momenti indimenticabili.